Un grande momento di condivisione, una festa per celebrare l'inclusione, un appuntamento per ribadire il no ad ogni forma di disuguaglianza. Piazza Padre Pio, nella frazione di La Lucca, Monte San Giovanni Campano, ha ospitato l'evento dal titolo La bellezza della diversità. Il corteo con tutte le associazioni presenti, la celebrazione della Santa Messa nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata e poi diversi momenti di riflessione con le testimonianze, gli interventi di professionisti del settore e i saluti delle autorità. Una domenica dal significato speciale, una giornata di festa chiusa con musica, spettacoli e il pranzo in piazza. Siamo giunti alla seconda edizione della Festa della Disabilità. Noi come associazione facciamo diverse iniziative, questa però è quella che ci dà più soddisfazione fare e ci dà molto piacere organizzarla per dare una giornata di felicità a questi bambini e alle loro famiglie che hanno molto bisogno. Facciamo tante iniziative, la prossima che faremo è la Via del Vino a Monte San Giovanni Campano, tra i vicoletti del paese, molto suggestivi e molto carini. Per finire poi l'annata con il Natale in piazza, che lo faremo il 4 dicembre qui in piazza alla Lucca. Ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale, le varie associazioni presenti, il primo e il secondo circolo didattico di Monte San Giovanni Campano e tutto il personale docente. Grazie davvero di cuore a tutti. Io ringrazio l'associazione Progetti Lucchesi perché per il secondo anno si adopera per organizzare una giornata importante all'insegna della disabilità. Ovviamente il sostegno delle altre associazioni presenti, venerdì è fatta a Boville un'iniziativa simile, oggi riproposta qui a Monte San Giovanni Campano, segno che le associazioni non hanno un limite territoriale, ma hanno una continuità, perché l'argomento della disabilità li unisce e li porta, come dire, a festeggiare la bellezza di questi ragazzi. Vedo questa giornata un momento importante di condivisione e di empatia, perché stando tutti i giorni a contatto con persone con disabilità, diversità, si ha la necessità di stabilire dei rapporti umani più profondi. Quindi è importante che ci siano queste giornate di condivisione, in allegria, dove anche le persone più fortunate si rendano conto che è importante stare vicino a chi ha più difficoltà. È importante oggi essere qui a testimoniare che la diversità in fondo è anche uguaglianza, perché nessuno è diverso ma siamo tutti fratelli e tutti amici. Quindi queste giornate sono fondamentali per testimoniare che gli altri abbiano interesse nei nostri confronti, perché per noi è molto importante ricevere affetto e essere amati in maniera incondizionata. L'importanza di partecipare a queste iniziative qual è? Quella sempre di accendere il riflettore sul mondo della disabilità, perché molto spesso che cosa succede? Che una cosa esiste soltanto se il telegiornale ne parla e i giornali ne parlano, ma la guerra non c'è soltanto se ne parla il telegiornale, la guerra c'è sempre e così come tutti gli altri problemi. Allora, attenzionare queste attività è molto importante, cercando chiaramente di coinvolgere le amministrazioni, chiaramente che si devono impegnare e quindi prendono coscienza delle problematiche, e unitamente alle amministrazioni chiaramente anche quella che è la classe politica, perché le amministrazioni sono formate da assessori, da consiglieri chiaramente votati dalla classe politica, e questo chiaramente dovrebbe indurre magari ad arrivare negli uffici più alti che si occupano di legislazioni o di regolamentare chiaramente il mondo della disabilità. Sensibilizzare la diversità significa educare i nostri alunni alla convivenza civile, promuovendo degli atteggiamenti, dei comportamenti che siano appunto alla base di un mondo inclusivo. Per noi oggi è stato un onore venire qui, portare i nostri alunni e dare il nostro contributo. Siamo felici di essere oggi qua perché fanno sempre piacere questi incontri tra tante persone dove si parla di disabilità, però effettivamente non siamo disabili, non ci riteniamo tali perché siamo tutte persone, quindi il concetto è più di bellezza che di disabilità. Sono la mamma di un bambino speciale e è inutile che vi dico che è veramente difficile affrontare ogni giorno questa diversità, ma non per noi, ma per il mondo che ci circonda. Siamo
a volte in difficoltà a livello scolastico, a livello di inclusione, a livello anche del gioco stesso, come oggi è stato soffermato, perché il mio bambino vorrebbe fare quello che fanno anche gli altri, però difficilmente si riesce in questo ambiente, in queste zone, ad affrontare questa situazione con facilità. Noi ci dobbiamo supportare e sopportare.